Salve gente, sono Larus e ci eravamo lasciati qua su XCOM Enemy Unknown nella nostra ultima puntata, forse. E siamo qui a saltare la nave Tempio dopo il crash di Fraps, quindi continuiamo un po'. Ok, qua vedo un alieno che ora è stato avvistato totalmente. Decido di lanciare una granata aliena, così vado sul sicuro, gli faccio un po' di danni, oppure meglio che provo a spararlo. Provo a spararlo, dai. 9 di danno? Cavolo, fa male. Che okay, avanziamo totalmente invece con Paparino. Ecco qua altri due alienozzi. Sectoidi, niente di più complicato, però facciamo sempre un po' di attenzione. Oh, consiglio, non so dove mettermi. Un salto mentale. Giusto perché non possiamo fare altro. Bene. Ok. Qui. Non riuscivo a beccare nessuno. Nessuno, allora mettiamoci in guardia. Te col cannone in lega invece ti mando avanti, prima fila. Tutto bello epico, figo. Ok, quindi. Un attimo qui. Ah, una granata la possiamo lanciare qua giù. No, meglio non rischiare. Facciamo una bella copertura a tutti. Ok, merda. Bene. Come cazzo hai fatto a mancarlo, Paparino? Dai, vediamo di stanarlo definitivamente con la pistola. Sì. Di Xeno. Ok, 2 di danno, però ne bastavano 2, niente di più. 100%. Sì, cioè facciamo 10 di danno. Esplodono in frammenti tutte le armi. Strano. Prima non esplodevano così. Facciamo un'esplosione un po' più piccola. Non devo fare questa cazzata. Comunque non capisco perché la resistenza nemica è così debole, si può dire. Cioè, mi aspettavo robe più grandi. Almeno voglio portare sfiga. Secondo me dopo ci sarà qualcosa di più duro da combattere. Però al momento niente di difficile. Ispirazione mentale. Oh, da quant'è che non la vedevo? Quindi, vediamo un po'. Mancato, però ha distrutto il bersaglio. Ma non ne facciamo un dramma. Ma che cazzo? Ah, comunque sono apparsi sti due cosi. Cioè, i due cosi, che dico. Due cyberdischi. Uno, sono riuscito a stanarlo prima del colpo, infatti sono rimasto. Wow, Xeno, cazzo, sei un figo. Però è apparso l'altro, quindi. Dai, proviamoci. Mio Dio. Non va bene. Ok, vediamo un po'. Quante probabilità ho? 64, meglio non rischiare. Andiamo sicuri su quello lì. 17 danno. Eliminiamo anche l'altro. Bene. Ok, ora proviamo su
Cyber disco, qualcosa. Vediamo se ce la facciamo. Dai. Sì, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo anche distrutto il drone a causa dell'esplosione del cyber disco. Ah, questa cosa qua non me l'aspettavo. Continuiamo ad andare diritto perché non voglio fare casini. Voglio tenere le unità abbastanza unite. Ok, avanziamo. Sto pensando a come posizionare le unità. Magari Xeno lascia sempre un po' dietro. Beh, questo qua credo che lo sappiate già, che io ho l'abitudine di lasciare Xeno sempre un po' dietro. Mettiamo queste due unità in guardia. No, guardia. Voi rimettetevi in posizione, cioè più vicino possibile. Te invece ti faccio ricaricare. Meglio essere pronti. Anche te in guardia. Xeno ti metto in posizione invece un po' più dietro di loro. E al turno successivo ti faccio ricaricare. Minchia che fucilazzo che c'ha per me. Non ci avevo fatto, non ci avevo fatto caso al suo fucile così grande. Vediamo. Avanziamo un po'. Mettiamoci in guardia. Ricarichiamo con Xeno. Ricarichiamo con Formica. Portiamoci un po' più al lato con Juan Carlos Valdez e mettiamoci in guardia. Poi dopodiché con il nostro cowboy Ricardo Valdez, che è uno dei nuovi arrivati, però ci ha già stupito. Andiamo con Licantropo. Tiamoci indietro. E stiamo sempre in guardia nel caso se il nemico dovesse venire nella nostra posizione. Una cosa che vi stavo chiedendo, ma la base quanto è lunga? Aspetta, fatemi controllare. Eh beh, beh è un po' lunga. Sì, dai, un pochino. Ma non tanto lunga. Ah, minchia quanto è lunga. È lunghissima come missione. Ci vorrà un'ora per finirla. Sì, non troppo così, grazie. Oh, cavolo. Ci accerchiano. Ah, fluttuanti normali e da uno corazzato. Ah, cavolo, ci accerchiano. Meno male che questo riparo qua è un po' di 360 gradi. Colpiamo questo qua che abbiamo più probabilità. Ok, eliminato. 8 di danno. Buono. Ok, con Xeno eliminiamo quello lì. Se ce la facciamo. E certo che ce la facciamo. Se facciamo il doppio colpo, eliminiamo anche l'altro. Bene. Eliminato. Ok, invece con te. Qua quanto riesce a fare? 35%, va, proviamoci. Beh, ci abbiamo provato, non è che l'abbiamo fatto proprio perché non ho scelta. Mettiamoci in guardia nel caso se il nemico dovesse avanzare. Anche te in guardia. C'è con Formica. Mettiamoci di qui, tanto c'è il nostro... E mettiamoci sempre qua in guardia. Così lui non può muoversi. Sì, l'ha colpito forse quello col fucile al cannone al plasma. E gli altri hanno mancato, però è stata una tattica comunque che ha funzionato in parte. Cavolo. Quello lì è Formica? No, chi è? Non mi ricordo. Dai Xeno, salva la giornata. Bravo Xeno. Avanziamo ancora un po'. Ah, mi ero lasciato dietro questo qui.
Riusciamo a beccarlo? Sì, che ce la facciamo. Sì. Paparino! Non sbaglia mai un colpo anche lui, eh. Siamo tutti abbastanza in guardia. Non si sa mai. Invece con quelli dietro, ricarichiamo. Rock and roll. Come lo dicono? Lo dicono come se fossero dei menomati cerebrali. L'avrò detto 3000 volte durante questa serie. Rock and roll. No. Che stronzi gli eteri, quindi sta dicendo tutte le specie perché le hanno creato, le create hanno potenziate. Quindi queste qua non sapevano un intelletto sviluppato, erano solo degli insetti e hanno sviluppati per renderli così letali. Mio Dio, che bastardi che sono sti eterei. Adesso si capisce molto. Dai, proviamo. Che cavolo sta dicendo? Forse vuole annettere la società umana nel loro conglomerato. Non riesco a capire quello che stanno dicendo. Riesco a capire le loro intenzioni. È normale che non capisco mai un cazzo io, però. Sono strani. È tutto what the fuck. Pronti a proseguire. Ricarichiamo, stiamo sempre sicuri. Invece qua stiamo in guardia, il turno dopo ricarichiamo. Con Xeno avanziamo il più possibile, perché rimane troppo indietro. Ok, ricarichiamo. Guardia. E avanziamo con il nostro Juan Carlos Valdez. Che ha quanta di vita? Avrà 25? Sì, ha 25 a quanto pare. Cioè quello che ha più vita di tutti, credo. Sì, Juan Carlos Valdez è quello che ha più vita di tutti. Quindi teniamolo in prima linea. Invece Licantropo un po' più indietro. E anche Xeno perché hanno meno vita di tutti. Poi Xino non deve stare in prima linea. Ok, vediamo un po' di avanzare. Ah, quindi stai dicendo tutte le specie che non avevano il dono. Che cos'è il dono per lui? È quello che ha Xeno? Non riesco a capire. Non aveva il dono, un altro esempio sprecato. Sembra. Non capisco un cazzo.
Che stronzi gli eterei. Cioè, scusatemi. Quindi loro stanno sfruttando tutte le altre specie. Merda, paparino lo sanno. Mi sto facendo un po' male. E paparino è magico, riesce a colpire attraverso i muri. Perché paparino c'è la magia. Che nessuno gliela può portare via. Ok, altri. Riusciamo a beccarlo? Sì. Attraverso tutti i muri. Come si chiamano in code queste robe qua? Collateral? No, come si chiamano? Se c'è qualcuno che è esperto di questi trick shot me lo dica, non solo per curiosità. Ok. Non voglio entrare in questo fumo qui perché mi pare che avveleni i soldati. Quindi non ci entro. Mettiamoci in guardia. Avanziamo un po'. Non tanto. Ok, il fumo se n'è andato. E con i nostri assaltatori Valdez e Popova. Anzi no, Popova è un po' danneggiata. Andiamo con Nasim. Stiamo davanti alla porta. Così tutti in guardia, tutti belli bellini. Se sbuca uno qua fuori all'improvviso li facciamo male. Ma che cos'è lacerazione? Non voglio sapere cos'è, non la voglio sfruttare. Cioè non sfrutto quello che è, non lo so. Attività aliena. Ah, apriamo. Ah, niente. Ora il novello affronta una minaccia ancora più grande. Una forza rara, scoperta in una specie facilmente controllabile. Tuttavia, sono incapaci di genialità e indipendenza. Arretriamo un po'. Ah, quindi sta facendo tutto il background delle varie specie, perché non sono i novelli, non sono gli eletti, non hanno il dono. E noi, e Xino sta facendo questa prova qui, deve battere tutte queste cose qui. Bravo Nasim, bravo. Riusciamo ancora a beccarlo? Dai, proviamoci. Oh! Superiamo i muri. Nulla ci può battere. Stiamo qua in modo che così li lasciamo avanzare. La mia tattica era più che altro questa. Perché loro avanzano, sanno già la nostra posizione ed eccolo qui. Hai mancato da davanti? Cavolo. Aia. Deve far male. Riusciamo a controllare qualcuno? Facciamo un assalto mentale, cosa facciamo?
Fatti curare tu un attimo, perché sei messo male. Ok, così siamo un po' più sicuri. Ok, attacchiamo. L'abbiamo eliminato. Tu riesci ad attaccare quello giù? Dai, provaci. Vabbè, non ci è riuscito, pazienza. Ok, vediamo se da qui riusciamo. Stiamo in guardia almeno. Provaci. Intimidazione. Ma i nostri soldati sono troppo valorosi, non si lasciano intimidire da un Muton, Berserker. Sono molto meglio i nostri soldati. Facciamo copertura. Non so che cosa vuole fare. Oh cavolo, anche lui è messo male. Chi è Paparino? Chi è? Riesci a beccarlo? Ok, mi e l'arma è partita via. Mettiamo che sia un attimo qui. Prendiamo la pistola e stiamo in guardia. Facciamo guardia. Ricarichiamo invece con te. Ricarichiamo anche con te. Mettiamoci in guardia più avanti, così se passa qualcuno lo eliminiamo. Avanziamo. Stiamo in guardia. Tu vedi di curarti, che sei messo male. Se diamo qualcuno, facciamo un assalto mentale. Niente di che. Stiamo tranquilli. Teoci in guardia. Ok, qua è tutto libero, sì. Però qua dobbiamo dividerci. Meglio andare tutti da un lato. Non voglio rischi. Non oggi. Non questa volta. Ah no, ce n'è uno lì. Ah, l'hanno mancato. Devo di fare un assalto mentale. Oh, wow, non l'avevo calcolato. Torniamo indietro. Ok, dai, vediamo se riusciamo a fargli un po' di male. 7 di danno non è abbastanza. Potrei eliminarlo al primo colpo. Cavolo. Ah, mettiamoci in guardia nel caso se qualcuno vuole avanzare. Credo che sono rimasti tutti lì. Lancio una granata? No, è inutile. Dai, prova a beccarlo, se ce la fai. Ce la fa e vai così. Il nostro paparino invece teniamo le retrovie, controllare più che altro i lati. Perché è un po' danneggiato.